Sono ovviamente cose che noi conoscevamo perché conoscevamo gli atti, a differenza della Corte che oggi ha preso acquisizione per la prima volta di molti degli atti appunto depositati in procura, sin allora depositati in procura, che facevano parte del fascicolo del PM. Poi per ogni valutazione ovviamente dobbiamo attendere il proseguimento del giudizio. Primi testimoni al processo contro Arianna, Enea ed Enrico, rispettivamente figlia, nipote e marito di Rosina Carsetti, la 78enne uccisa la vigilia di Natale del 2020 a Montecassiano. Davanti alla corte d'assise di Macerata sono comparse le prime persone che sono entrate in caso razzi dopo la chiamata al 118 da parte di Arianna avvenuta alle 19:47 del 24 dicembre. Le forze dell'ordine, prime ad arrivare, ed un operatore del 118. In aula sono state anche visionate le immagini girate nei primi momenti proprio da un carabiniere, come la scena drammatica del tentativo di rianimare Rosina da parte dei sanitari. L'anziana, dopo oltre 20 minuti di massaggi cardiaci, come noto, fu dichiarata morta alle 20:24. Un elemento che sembra confermi la tesi della difesa. Cioè che Enea sia innocente, che quando l'omicidio è stato consumato lui non fosse in casa, altrimenti insomma, il dottore avrebbe trovato chiaramente un quadro molto diverso rispetto a quello che ha riscontrato alle 20 quando è intervenuto. Altra novità di giornata, la richiesta, sempre dalla difesa, di una perizia psichiatrica sia per Arianna che per Enea. Rispetto ad Arianna, sono emerse una serie di problematiche rappresentate anche dal carcere da un punto di vista squisitamente psichiatrico, quindi riteniamo che questo aspetto vada vagliato ad oggi e alla data del fatto. Rispetto ad Enea invece vogliamo un attimino capire come questo rapporto evidentemente molto forte tra madre e figlio possa aver influito su quello che è accaduto e sulle valutazioni che questo ragazzo o più probabilmente non ha fatto o non ha fatto nel momento in cui è arrivato a casa quella sera.